Ciao a tutti ragazzi, io sono Artifex e benvenuti in questa nuovissima recensione, penso la terza recensione del canale. Oggi andremo a recensire un prodotto che mi è stato gentilmente offerto dalla Anker, ovvero l'Anker Precision Laser Gaming Mouse da 8200 dpi. E in questa recensione, come sempre, andremo a unboxare, recensire e faremo anche un test, diciamo, di come ci troveremo con le mouse successivamente, come scaricare software e via dicendo. E diciamo che l'aspetto si presenterà così, adesso è in pratica vuoto perché io intelligentemente registro questa fase all'ultima fase, quindi in pratica il mouse da dentro non c'è, quindi non vedrete niente. Quindi qua c'è solo lo scatolo e si presenterà in questo modo. Per questo momento è tutto, noi ci vediamo subito dopo per recensire e unboxare il prodotto. Quindi sì, per questa prima parte è tutto, noi ci vediamo dopo e ciao ciao! Ok, rieccoci in questa seconda parte dell'unboxing. Allora, in questa parte dell'unboxing vi farò vedere intanto la confezione e vi farò vedere anche le specifiche tecniche del mouse, cioè che cosa consiste il mouse, che caratteristiche ha, e ovviamente successivamente ci sarà anche una clip di prova, perché molto probabilmente lo proverò in qualche gioco e quindi diciamo che farò vedere come sarà. Allora, la confezione intanto si presenta in questo modo, ovvero in una confezione a strap, che in pratica vi racconto che quando il corriere è arrivato, tipo non ho visto l'ora di spacchettarlo, in pratica i miei genitori stavano dormendo e io dovevo aprire lo scatolo di Amazon. Ormai lo scatolo di Amazon lo fanno con dei fili tipo super resistenti e quindi io ho fatto proprio brum e tipo si è svegliato penso mezzo paese. Comunque, allora, il mouse quindi si presenterà così, aperto e così ovviamente chiuso. Prima di andare ad aprire lo scatolo, leggiamo le specifiche tecniche che ci sono qui. È inutile avvicinarlo di più perché il cellulare non mette a fuoco, quindi lo metterò da questa distanza e posso dirvi. Allora, nel primo rettangolino in alto a sinistra leggeremo che la capacità massima dei dpi che può raggiungere questo mouse sono 8200. Poi, nel riquadro più su, più giù lol, non c'è più niente su, dai. Ok, nel riquadro giù in pratica dice che la velocità che in pratica l'input ci sta ad arrivare nel gioco, cioè in pratica quando noi clicchiamo l'input del mouse va nel gioco, sarà di 1000 Hz, ovvero un millisecondo, loro intendono almeno così. Poi il peso sarà regolabile tramite dei pesetti che si troveranno all'interno. Poi in alto a destra il profilo è ergonomico ed è diciamo caratterizzato per i destrorsi maggiormente, ma mio padre che è mangino lo utilizza ugualmente per qualche strano motivo, però va bene. Poi 9 bottoni programmabili e alla fine in pratica troveremo 4 profili dpi il cui massimo, il massimo picco può raggiungere gli 8200 dpi. Ok, diciamo che le caratteristiche sono finite, procediamo ad unboxare questo pacco. Direi che già l'ho aperto da qua sopra la linguetta, perché ho visto che era abbastanza difficile da aprire con il coltello, perché il mio coltello non taglia. In pratica ogni unboxing mi porto questo coltello, che a volte è anche diverso. Non taglia niente, quindi lo farò a mano. Ok, comunque, siamo qui. Apriamo questo qua molto cautamente. Togliamo le due linguette. Vediamo se sta registrando. Sì. Ok. Il mouse me l'ha insegnato che si toglie in questo modo, perché se ci sono manuali, ecco, e tutte queste cose, in pratica non cadono per terra. Ok. Oh, è fighissimo. Lo metterò nella mia stanza, tipo là. E in pratica dovrebbero essere i pesetti, vero? Yep. Ah, quanti pesetti, dai, così almeno se se ne perde qualcuno ho sempre pesetti nuovi. Anche se probabilmente ne metterò massimo 2-3, perché non voglio il mouse molto pesante. Ok, questo lo mettiamo qua, perché è molto figo. Un manuale di istruzioni. Oh, anche questo è figo, dai. Bella la forma. Ok, i contenuti saranno in inglese, penso giapponese, sì, e tedesco. Esatto, in pratica per gli italiani ci sarà la parte in inglese, o almeno che voi non preferite il tedesco o il giapponese. I kanji del giapponese. Ok, poi troveremo... Ok, metto qua. Troveremo questa cosa, un biglietto. Happy, se sei felice. Noi siamo felici che tu sei felice. Se tu non sei, se tu non sei l'espressione della felicità, ti va bene, sì. Se invece dall'altra parte non sei felice, contatta il supporto. E via questo. Poi troveremo il mouse. Finalmente ecco il mouse. Ecco, proverò l'ultimo prodotto, l'avevo lasciato per ultimo. Ok. Ok, da qua si estrae il filo.
Ogni volta che faccio un unboxing c'è lo schifo più assoluto nel mio tavolino. Ok, questo è il mouse e come si presenterà. Ok, ci sono i 9 bottoni programmabili, 1, 2, 3, probabilmente 4, 5, 6. Di sotto c'è... No, si era bloccato il cellulare. Di sotto ce ne sarà un altro che non so a cosa serve assolutamente. E molto probabilmente questo qua sarà pure un bottone programmabile, la rotellina intendono come questo bottone programmabile. Poi, questo qua è in pratica un LED luminoso e penso che si possano cambiare qualsiasi colore si voglia, in pratica lo potete impostare qui. E in pratica penso abbiano messo un LED RGB che in pratica fa tutti i colori. Ok, comunque, al tatto si presenta veramente bello. È come il mio vecchio mouse, forse anche un pochino più largo, anche perché quella non mi soddisfa tanto ormai, perché ormai la rotellina si era rotta. E mentre questa qua, devo dire che la rotellina è bella robusta, anche grossa, e quindi non penso che si rompa molto facilmente. E scopriremo successivamente tutti questi bottoni, molto probabilmente questo qua piccolino, che anche nel mio ex mouse della Trust serviva per cambiare la regolazione dei DPI che si trovano qui, queste lucette, che sono quattro lucette, in pratica dovrebbero essere quattro profili DPI. Ok, mentre qui... Ah, che bellino il mio braccialetto dell'Etna Comics comprato a 1 euro dal marocchino. Ok, e qui si potranno mettere tutte sette pesetti. Sempre se sono sette, vero? No, dovrebbero essere 8, se so contare, vero? Sì, sono 8 pesetti. Dovrebbero essere tipo da 6 grammi l'uno, forse, o 6 grammi in totale, ho letto. Ok, diciamo che per questa clip è tutta, anzi no. Ok, mentre il filo sarà così, che è in pratica dello stesso materiale di cui è composto il mio ex mouse. In pratica è un materiale molto robusto ed è difficilmente piegabile. Cioè, è piegabile sì, ma è impossibile che si rompa all'interno qualche cosa o che venga tagliato. Mentre la placchetta si troverà dorata, che comunque la placchetta dorata, oltre a far figo, serve per migliorare l'aspetto del mouse. E anche per non ossidarsi facilmente, ecco, perché alla fine è impossibile quasi ossidare la doratura dorata. Ecco, dai, facciamo così. Comunque, per questa clip è tutto. Noi ci sentiamo dopo per testare il mouse su qualche gioco. Molto probabilmente farò tipo un video su League of Legends, i primi tipo 10 minuti, farò vedere anche le mie mani, mentre gioco a League of Legends. Quindi sì. Oddio, ci sono tipo troppe cose. Per questa parte della recensione è tutto, noi ci vediamo dopo per provare il mouse anche nel computer per far vedere, diciamo, i tasti programmabili, la luminosità e tutto. Quindi, noi ci vediamo dopo e ciao ciao! Ok ragazzi, rieccoci tornati qui, nella parte computerosa del computer, per andare a scaricare i driver che ci servono per modificare colori DPI e altre cose del mouse. In basso a destra vedete in pratica la mia mano. Con l'Anker Mouse da 8200 dpi impostato sulla tonalità verde perché già l'avevo acceso nel computer, avevo scaricato i driver per farmi una prova e ho impostato la modalità verde, quindi anche se disinstallo i driver rimane verde. Ok, allora prendiamoci il link che è qui, qui sopra. Bellissimo, non funziona il triple click. Sono abituato col mouse della Trust che c'è il triple click. Allora, andate su un qualsiasi browser. Incollate il link che trovate in descrizione, ma voi basta che ci cliccate e vi porterà esattamente nella pagina dell'Anker Mouse da 8200 dpi, però è la pagina del supporto. Qui ci saranno il manuale di istruzioni in tedesco, il manuale di istruzioni in giapponese, il manuale di istruzioni in inglese, a meno che voi tipo non abbiate il manuale di istruzioni oppure l'abbiate perso. Qui ci sono i driver per mouse da 8200 dpi, che è quello che abbiamo noi, e qui i driver per il mouse da 8000 dpi. Ok, noi andremo a scaricare quello da 8200 dpi, pesa molto poco, quindi penso lo scaricherà in pochi secondi. Esatto. Ok, una volta scaricato, mancano ancora 5 secondi, 4, 4, 3, 2, 1, 0, ok. E metto l'archivio nel desktop. Perfetto, ogni volta se non sfascio qualche cosa non sono felice. Estraete i driver. Ok, ci sarà un setup. Passiamo all'installazione del driver della Anker. Clicchiamo su Next. Scegliete la directory dove installare il vostro software. Creiamo un'icona nel desktop, così almeno l'avrete sempre a portata di mano.
e lanceremo l'applicazione direttamente. Ok, la schermata sarà questa. Da qui, ecco, già in pratica ha cambiato colore perché comunque già era salvato nel profilo 1 ciò che avevo salvato io, ovvero il colore. Ok, nella pagina principale, ovvero nella main, troverete 9 tasti programmabili e ad ogni tasto potrete impostare una qualsivoglia azione che però sia qui. Ok. Potrete impostare da ad esempio il 9, ecco, il 9 che è il DPI switch, e ovviamente potrete andare più o meno. Ad esempio io adesso cliccherò, ok, così 8200 DPI, così il minimo, ma qua comunque ci sono le configurazioni, ok, che sono 1000 DPI, 2000 DPI, 4000 dpi e 8200 dpi. Perfetto. Da qui potrete cambiare anche i vostri dpi, però io li ho lasciati così perché comunque non c'era bisogno di cambiarli. Qui trovate invece la polling rate degli hertz, vabbè, i megahertz per i 1000 hertz. Nella luce troverete qualsiasi colore per adattare questo, ovvero il logo e la rotellina. Ok, ad esempio se mettete blu ovviamente andrà nel, cioè è azzurrino, però ovviamente il mouse, siccome fa, eh sì, beh, il mouse, siccome il cellulare fa un pochino schifo, me lo trova come tipo un colore molto chiaro. Ok, questo qua è rosso, arancione e così via. È molto figo, io lascio il blu perché si adatta comunque con i DPI e mi piace tanto. Anche perché il mio case, la ventola, è blu e quindi non lo cambierei né ora né eternamente mai. La brightness level invece è il livello di luminosità delle mouse. Se mettete high e mettete apri, in pratica farà una luce della Madonna. Ecco, mi sa che non esce così. Però siccome non mi piace, rimetto a low. Invece la breathing speed è in pratica la tonalità in cui lampeggia il mouse, vedete? Ok. Quindi se metto high, pulserà con una velocità maggiore. Invece in close rimarrà per sempre acceso. Io rimetto low perché non voglio cose molto veloci. Mentre in update troverete ovviamente il sito per andare direttamente nel website della Anker a scaricare il software nuovo. Quindi sì, per questa mini clip è tutto. Adesso passiamo direttamente a un gioco e vedremo quanto forti siamo o quanti scarsi siamo. Non proverò League of Legends, ma proverò Battlefield, che comunque per un mouse del genere è più figo usare Battlefield. E probabilmente morirò un sacco di volte, ma non sarà per il mouse. Comunque mi dispiace per il tappetino, ma ancora non l'ho comprato. Molto presto arriverà pure il tappetino. Quindi sì, per questa clip è tutto, ci sentiamo fra un secondo. Ok, rieccoci tornati in questa bellissima clip di Battlefield 3. Già sono morto, ma è perché devo provare il mouse per vedere com'era. Ok, mi sono armato di tutto punto con una AK 971, mi pare. Che era la mia arma preferita. Sto giocando in un deathmatch a squadra ed è veramente un botto che non ci gioco. Quindi cercherò di non morire subito. Ah, buono. Non è il mouse, è la skill che fa schifo. Poi tutti usano il fucile a pompa. Perché io non voglio usare il fucile a pompa. Io voglio vedere come il mouse. Ah, grazie. Coglione, vedi com'è buono il mio mouse. Ti ho ucciso con la pistola. Zitto, zitto. Ora quello mi dovrebbe resuscitare di nuovo. E poi fare veramente una strage. Sì, il tempo che vengo, aspetta, aspetta. Io negli FPS non dovrei giocarci. Cioè, secondo me dovrebbe esserci dietro, tipo, sconsigliato ad un pubblico di Apex. Perché bestemmio troppo. Non ce la faccio a restare calmo con un FPS. Vedete, vedete. Vedete? Vedete la skill? No, ce l'avevo quasi fatta. Immaginate tipo uno in guerra che incomincia a scivolare per evitare i proiettili e poi ve là sopra si mettono bastardi camper. Ok. Comunque quanto stiamo facendo? Dov'è il mio team? Dove sono io soprattutto? Io non ci sono proprio perché. Vabbè, va. Vi farò vedere quanto sono forte. Allora. Devo stare calmo. Non mi ricordo come si gioca agli FPS, quindi devo stare calmo. Comunque, come precisione. Come precisione ci siamo. Comunque il mouse si ferma quasi subito. E manca anche il tappetino. Quindi immaginate quando ci sarà un tappetino. Se ho il dito leccato, non vi preoccupate perché. Oh, com'è? Va bene.
Immaginate con un tappetino quanto possa essere fermo questo mouse, quindi. Poi 8200 DPI per quelli che vogliono un'esperienza abbastanza veloce. Suka, che appena vengo là vi sparo di botte. Viene qualcuno? Ti prego, il Saiga. Fatemi fare brutte figure. Coglione. Anche io col fucile a pompa ce la faccio. Coglione. Che io ce la faccio col fucile a pompa. Oh mio Dio, scusa. Posso? Guardate, guardate. Ah, vabbè, ma sono tutti i miei compagni qui. Non posso sparare a nessuno. No, devo sparare a qualcuno intanto. Quindi per gli FPS. Oddio. Per gli FPS è molto consigliato. Coglione. Coglione. Ah, non sono male, certo. Poi col fucile a pompa. Immaginate. Qua c'era qualcuno. L'ho visto passare uno dietro di me. L'ho visto passare. Ah, dai, non sta andando male come clip registrazione di prova. Ce l'avevo quasi fatto, mamma mia. Grande. Dai, almeno defibrillami, dammi una defibrillata in giro. No, sono solo io il medico di turno, questa squadra. Ma se muoio io, muoiono tutti. Comunque, io ci sono, cioè. Io non ci sono proprio, cioè. Che schifo. Bel team, non mi ha neanche inserito. E comunque, non riesco a capire neanche quanto sto facendo. Se sto facendo schifo. Un po' di persone le ho uccise. Là sotto ne ho visto uno. Devo stare calmo. Là c'è un mio amico. Sopra ci saranno. C'è l'ira di Dio. Vabbè. Comunque è molto buono come mouse. Con quella della Trust non mi sarei mai immaginato un punteggio simile. Dopo tanto tempo che non ci giocavo. Allora, merda. Lol. Ci sono i cecchini che sono troppo divertenti. Ti guardano col fucile da cecchino senza sparare. Grazie. Ecco, è chiuso il container. L'unico container chiuso della mappa. L'ho preso io. Bene, camminiamo dietro il carro armato. Certo, con un fucile a pompa non è molto buona dalla distanza, però andarlo a chiappare così tante volte. Probabilmente nella realtà sarebbe morto 7 volte ogni sparo. Che comunque i proiettili arrivano. Qua non c'è nessuno, c'è la desolazione. È stato defibrillato qualcuno vicino a me. Defibrillato. Ok, se qui aspettiamo che la partita si finisce passerà un bel po'. Mamma mia, quello mi sta prendendo a prendere. Vabbè, stavolta avevo fortuna. Mi fate vedere quanto sono di punteggio. Faccio così schifo che non mi compare neanche la bella. Bella è stata bella. Comunque sì, mi sa che per completare la partita qui ci vorrà un altro po'. Un altro po' assai. Quindi diciamo che per questa clip è tutto. Il mouse è veramente buono nel gioco, soprattutto negli FPS, come ho detto prima. E ha una bella precisione. Ah, mi sembrava un'ombra. Sono questo topo. Ha una buona precisione comunque nel sparare, nel mirare, nel tutto. Ha una buonissima reazione con il mouse. Quindi se in pratica avete una connessione di Dio, in pratica che non pingate affatto. Io come mi chiamo? Me lo dite come mi chiamo? Se avete quindi una buonissima connessione, questo mouse è quello che fa per voi. Quindi consiglio l'acquisto. Un voto tipo da 1 a 10 darei un bel 8. Se riuscivo a sparare pure a quello. Ho lo Spas 12.
Ormai l'ultima kill con lo Space 12 me lo faccio. Non me lo sarei aspettato di sbloccarlo ora. Dai, dai, dai. Allora, vabbè, tutti i kit per lo Space 12. Ma già lo Space 12 ce l'avevo. Lo Space 12, mamma mia. Il fucile apposta per me. Ho ucciso. Cazzo, che fucile potente. Comunque sì, per questo video è tutto. Per questa clip è tutto, perché ancora c'è il video finale della colorazione di tutti i colori del LED, tipo farò una bella cosa. E la vedrete in pratica alla fine. Quindi, sì, in pratica per questo video è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video o nel prossimo episodio di qualche gioco. Magari mi farò una bellissima partita a Battlefield 3, stavolta registrata e caricata normalmente. Quindi, sì, per questo video è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video e.